Ragazzi, incredibile, il buco di culo! È la prima volta che in decenni di DLC e di playlist del genere mi è capitato 4 partite di fila con tutte e 4 le cazzo di mappe nuove del DLC. Cioè, oggi bisogna proprio sbozzare i grandi champagne. Siamo qua nell'ultima mappa verde, puttana troia che mi dimentico un'altra volta di fare la foto. Cristo San Gennaro. E siamo qua sempre con Ushite, fortunatamente una modalità un attimino più meglio, diciamo, ci sono confermato un attimino più tranqui, ecco, insomma, lei mi stia lontano per piacere, che sono ore tarde e sinceramente abbiamo in squadra Zabroni, Zero Miedo, Nash, poi Petit Salam e Francesco Bebè. Che lo piglia in culo che lo scorso episodio me l'ha messo in quel posto e ci addentriamo, cambiamo un po' arma, prendiamo il HV-Levok 30 perché questo non si può chiamare in un altro modo, in sta favela qua ispirata alla sorella di quello stronzo lì, ispirata molto a Borderlands, mi sembra molto Borderlands. Perché? Ma c'è andato quello là? Sei un cagnaccio? Toh! Porca miseria, abbiamo già preso cosa. Non è male sta mappa, sinceramente. Sembra quel al bordello cinese. Cinese, giappo, coreano, vietnamita. È quella che mi garba di più. Sinceramente è molto diversa dalla famiglia intera di quello lì. Molto strana, molto fatta, diciamo, agglomerata. Quella di prima, sinceramente, che ho fatto ieri, Spire, quella sul tetto, se devo essere sincero, non mi è piaciuta più di tanto. Perché, sinceramente, nella mappa ci voglio avere cose diverse. Automira manetta proprio. Voglio cose diverse, anche colorate, anche se comunque sono, diciamo, colori spenti. Come questi qua, tutti proprio distruzione totale, proprio gli zingeri, ecco. E mi ci sciacquo le palle con l'uovo nemico, eccoci qua. Ovviamente io gli mitraglio la costola, non muore, lui mi spara la smart, giustamente. Hanno ben pensato anche di pubblicizzare la smart, si levi. È comunque bella, quando mai ci sono i minerali viola, però vabbè, siamo in un futuro dispotico. Questo cazzo di Black Ops del porco demonio. E tu fai una brutta fine, amico. Tu fai una brutta fine. No, dicevo, io faccio una brutta fine. E non è neanche esplosa la mappa. La mappa, vabbè, perché ovviamente io tiro le mappe. L'uomo che tira le mappe. Toh. Cazzo, vai dentro a farsi il bagno. Non è male sta mappa, va. Lo ripeto, ma qua è una zona un po', diciamo così, un po' cos'ha, ecco. Io salto di qua. Ah, ok. Porca puttana. Sta cosa che hanno completamente azzerato il colpo da vicino mi fa girare i coglioni. Porca puttana. Fanno le cose, non sono ca... Dicevo, fanno le cose, ma fatele bene. Porco demonio. Soprattutto in questo qua che è il primo Call of Duty del figa. Che vabbè, lasciamo perdere. È il primo Call of Duty del manga in cui mi scappa il dito quando ci sono i nemici vicini. E li riesco ad ammazzare. Riesco a dargli colpo. Perché negli altri Call of Duty proprio il tasto non mi partiva. Mad Max, Borderlands, una roba del genere comunque. Il tasto, ripeto, non mi partiva al primo Call of Duty del genere, figa, e mi metti che il corpo a corpo me lo uccidi con due colpi. Ma mi sembra più che giusto. Oh, finalmente uno stronzo qua che si lascia percuotere un pochino. Mentre credo di essere sempre contro il gruppo di prima. Aia. Porca puttana, poi quelli che camperano. Che bello camperano, perché hanno paura che magari muoiono loro nella realtà, no? Una cosa, Cerberus aia! nemico in arrivo. No! Perché
perché mi sembrava di non aver visto nessuno, no? Allora mi sono cagato. Dalla mezza distanza. Vuoi là prendere la piastrina? Stronzo. Dove si passa di qui? Venghi! Ma come? No, questa la devo vedere. Vabbè. Incredibile. È una questione di connessione, perché porca puttana, l'ho visto 3 ore prima io. E figa, ha avuto la possibilità di sto bastard. Che cazzo c'aveva di arma? Non aveva sparato col cecchino? Vabbè. Le cose strambe del gioco. Ecco, se beccavo il teschio poi. Comunque questo è il secondo posto. Tra le 4 mappe del DLC. Lo dico tranquillamente subito. Se mi viene in mente metterò il voto a... nella descrizione de... quanto riguarda le mappe. Mi piace molto questa. Soprattutto è abbastanza articolata e strana, come dovrebbe essere, cioè su più livelli, con la possibilità di andare in culo a Mammoda, proprio così. Adesso ditemi come cazzo faccio ad andare a prendere quella puttana Eva di una sorella. Su più livelli, con l'acqua, con la possibilità di andare giù, di andare su, colori anche se sono spenti, qua comunque sono tanti colori diversi. E ciò a me piace, perché piacciono tanto i colori. Porco demonio, lasciami la piastrina, eh. Non ho fatto un cazzo in sta partita qua, perché devo fare il cazzo di video qua del manga. E mi rubi anche le piastrine, guarda. Se non bestemmio. Porco cane schifoso. Devo demolire il Cerbero. Te. Ah, volevi, bastardo, chi cazzo mi ha ucciso? Ma c'era vicino il mio company? Vabbè, mi aveva beccato gli aiature. Comunque, spero che anche questo video vi sia piaciuto, la mappa a me è piaciuta molto, questo agglomerato di Borderlands e Mad Max, è anche un po' cava di taglio delle cose, no? Delle pietre. Qua che salta come i conigli, vogliamo commentarlo. Dai, un'altra faccia di culo che salta fuori di qua, no, perché mi inchiappano di qua. E ci salutiamo proprio così. No, sti credevo fosse un nemico. Ah, stronzo, vieni un po' qua. Se era ancora l'ultimo che mi avevano ammazzato, spaccavo tutto. Ma ci uccideranno adesso! No, eccolo! No, non me la fai la kick a me! Ma quanto si arriva? Ma quanto si arriva? È quel deficiente qua che non mi ha visto? Lo vogliamo commentare? È quel coglione qua? Porco Giuda! Comunque inizio! Posso andare qua? No! Ah, non c'è ancora stato... Vabbè, qua è proprio Borderland tutta la vita. Mettetelo in cel shading, proprio ci si gode parecchio. Non capisco perché abbiamo fatto Battleborn. Vabbè, staranno ancora iniziando a sviluppare il terzo Borderland. Quanto bello Borderland. Parleremo solo di Borderland fino alla fine di questo video. Mi succhi le palle con l'UAV ostile sopra di qua, dai. Un fenicottero che mi salta fuori qua, che lo ammazzo. Benghi, vado a prendere la piastrina. Stronzo. Nessuno che vuole fottere? Ma sei un incivile. È una mia la piastrina. E te la inculo io allora. Sti cazzi ci battono, eh. Non siamo neanche sul ma... Bella quell'auto qua. Potrebbero inventarsi almeno in quella zona qua la possibilità di usare Stauton, eh? Non è che farebbe schifo, eh? Proprio giusto così, per differenziare la differenziata. Io giuro, se becco quello che si è inventato i salti, io lo molesto potentemente. Ah, si arriva a 100, ecco. Diciamo che c'era ancora tempo per farmi fare ancora l'ultimo... No! Chiaramente non sono io l'ultimo a morire.
Belle quelle mappe qua. Questa al secondo posto, la prima c'è quella giapponese-ugandese-vietnamita. Al terzo posto c'è quella copiata da Ghost, quella tipo raffineria, e all'ultimo posto, che proprio non mi è piaciuta, quella sul tetto, Siete morti proprio che camminano. bianco brutto proprio. Spero che anche questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima partita, sempre qua su Call of Duty Black Ops 3.